Grazie Presidente, ribadisco che ci vuole coraggio in questi momenti a essere in aula e, come posso dire, ridare fiducia e trasparenza a questa istituzione, perché quello che succede deve essere approfondito, non possiamo andare avanti come nulla fosse. Parliamo oggi di una legge che tratta il demanio, quando da una parte abbiamo la voglia di mettere paletti, di regolamentare il settore delle concessioni, della mafia negli stabilimenti, e dall'altra restano tassone che per tanto tempo ha gestito anche questa situazione incontrollabile, a sentire le sue parole. E tanti hanno lodato Tassone perché voleva mettere le mani sulle spiagge, con Marino che cercava di liberare i varchi. Quindi c'è un problema anche di gestione dell'aula, gestione della legge. Vedete, io ieri stavo facendo gli emendamenti sulla 328, la legge che riforma il welfare, e toccavamo proprio l'articolo che trattava la tutela degli immigrati, i diritti dei rifugiati, e mi chiedevo, stiamo migliorando una legge importante, e poi oggi scopro che invece esiste un sistema Devine, un sistema in cui l'ex presidente della Lega Coop Lazio è stato arrestato, il Dipartimento Politiche Sociali Magrini. Quindi da una parte noi stiamo cercando di costruire una riforma del welfare che tocca i veri problemi e cerca di difendere i diritti, dall'altra c'è chi invece nel Partito Democratico specula sugli immigrati e sfrutta questo sistema di arricchimento. Questo è inconcepibile perché il sistema di corruzione che è stato denunciato con questi arresti è rivolto proprio a favorire un cartello di imprese che gestisce i centri di accoglienza. Non abbiamo parlato dei motivi di questi arresti, c'è chi ha in mano gli immigrati, chi gestisce l'accoglienza, chi sfrutta chi sta male, chi è povero, chi non ha diritti, lo fa per guadagnarci anche sulle spalle di quello che stiamo facendo qui in aula. Quindi dovrebbe essere Zingaretti a venire a spiegare se questo sistema esiste, non esiste, se lui ne ha conoscenza, quanti sono coinvolti. Vede, queste intercettazioni fra lei, fra Storre, fra le persone che stanno emergendo dalle varie intercettazioni, devono essere chiarite, perché pongono troppi dubbi su questa amministrazione, su questo consiglio, e minano i rapporti di fiducia che comunque stiamo costruendo, anche sulla 328. Se parliamo di immigrati, come possiamo andare in commissione e discutere di emendamenti quando dietro c'è questo mondo di speculazione sui loro diritti? Cioè, chiariamo queste cose prima di proseguire. Sulle spiagge, anche qua, gli interessi della mafia ci sono dimostrati da centinaia di intercettazioni, ma anche da da denunce, da dichiarazioni, eccetera. Quindi, vede, Leodori, non è una questione di sospendere il Consiglio perché ci piace sospendere i lavori, vogliamo chiarire se questo è il luogo dove noi possiamo, come Movimento 5 Stelle, portare dei contributi attivi e propositivi, e non scontrarci con questa immagine perfetta del Consiglio dove possiamo costruire qualcosa di buono, ma dall'altra ci sono intercettazioni, indagini, arresti, e quindi siamo in questa lotta verso la richiesta di quel minimo di trasparenza e di fiducia che dovrebbe essere cardine di questa regione. Chiudo dicendo che abbiamo presentato 9 mesi fa una proposta di legge, sono 7 articoli, si potrebbero votare in 10 minuti. Questa legge è la 191, istituzione di una commissione speciale d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel territorio laziale. Questo basterebbe 9 mesi fa per fare un po' di chiarezza, per fare finalmente un'operazione di trasparenza, istituendo in questa regione, che non è mai esistita, una commissione d'inchiesta antimafia, per capire quanto questi sistemi di potere, queste logiche perverse di corruzione sono entrate nell'amministrazione non solo regionale ma anche nelle amministrazioni comunali. Quanto ci vuole fare una commissione d'inchiesta antimafia? Pochissimo, basta solo voler dimostrare con i fatti e non con l'antimafia delle parole a ottenere trasparenza e legalità in questa regione. Chiudo dicendo che Zingaretti deve essere in aula per ridare a questa istituzione la fiducia e la trasparenza che noi pretendiamo nel Lazio e fino ad oggi non abbiamo ancora visto. Grazie. Chi si intervenire?